Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di P. Santana. Siamo di nuovo qui con il DLC di Steel Rising, I segreti di Cagliostro, e riprendiamo da dove ci siamo salutati. Signori, se nella prima puntata avevamo avuto l'impressione che in questo DLC la difficoltà è molto più alta rispetto al titolo originale, nella seconda puntata abbiamo avuto l'assoluta conferma di ciò. E questo mi sta piacendo veramente tantissimo, mi sta stimolando un sacco. Quindi non vedo l'ora di scoprire che altro ci attende. Allora, intanto qui c'è un bel forziere, arraffiamolo. E addirittura ora ci viene richiesto di affrontare il titano nella corte centrale, quindi c'è aria di boss. Bene, 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 ottimo. Allora, però, come si va di là? Come si va? Boh, facciamo un giro e vediamo. Vieni biondo, vieni. No, ho sbagliato pulsante. Via, ahi, te l'avevo detto, via. E uno. O questo da dove sbuca? Oh, e basta con questi armi da fuoco. Bravi, ammazzatevi tra di voi. Oh. E che cavolo? Datevi una calmata. Allora, qui a sinistra, ma come ci vado? Come diamine ci si va di là? Qui da dove arriviamo? Da qui no davvero. E allora? Mi sono perso qualcosa? Non ho notato qualcosa? Da lì? Ma devo scavalcare o c'è la maniera di arrivarci senza artifici? Ah, da qua. Te? Via, 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 via. Bravo, ottima prestazione, complimenti. Sì, ok, di qua ho trovato la strada. Ciao biondo.
Non te la prende, eh. Stai calmo. Oh. Anche te salutami assorreta. Di qua. Lì come ci si arriva? Dov'è quella manovella lì? Aspettate un attimo. Prima voglio spulciare ogni anfratto. E qui? Ah, e dov'è la vestale? Ok, perfetto. Va bene. Mi sono già perso. Poi. Ecco qua. Perché non mi dà... Ah sì, ok, altre indicazioni. Va bene. Galleria dei carrelli. Allora, guarda, leviamoci subito dalle palle... Lui... Aspettate un attimo. Di qua c'è qualcun altro? Ammazza che fossa comune. Hanno fatto un bel macello qui, vai. Ciao caro. Ok, ora si entra nella grotta. Non mi piacciono gli spazi stretti. Di qua o di là? Di qua. Ehi. Stai attento con quel piccone, fai male a qualcuno. Ecco. Maledetto. Cazzo, ho finito la stamina, non me l'ero accorto. Oh, questo? Non mi dà niente? Lui lo prendiamo di sorpresa? Sì. Qua chiuso? Sì. La ritroveremo poi la strada? Boh. Allora, fatemi ripercorrere un attimo perché poi non mi ricordo. Noi arriviamo da qua, giusto? Qui che c'è? No, altre due strade, ma... Mi perderò sicuramente.
Allora, qui ci siamo già stati. Sì, assolutamente sì. Credo, eh. Dammi un'occhiata, ma... Sì. Abbiamo già seminato morte e distruzione qui. Poi, questo mio. Oi. Qui. Noi arriviamo da qui. Sì. Ok, perfetto. Qui si va fuori. Allora proviamo la via che va giù. L'abbiamo fatta ora, perfetto. Quindi questa zona qui dovrebbe essere completata. Bene, allora torniamo indietro e prendiamo la via suggerita dalla bussola. Noi arriviamo da qui, se non sbaglio. Sì, ok, quindi mi ero dimenticato che c'era ancora un'altra strada da percorrere, che presumibilmente è quella giusta. Qui c'è un altro stronzo. Lo prendiamo alle spalle, ehi, mai poi mai. C'è qualcun altro, c'è qualcun altro. Via, 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 allontanati. Bene, 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 siamo stati bravi. Brava Aegis. Ti stai comportando bene. Vestale. Una vestale così vicina a quella precedente è alquanto sospetto, signori. Andiamo su. Salute? Vai, un po' di salute. Oddio, cos'è quello? È questo il titano? Oh via. Pronti. Cagliostro. Ah, ma aspettavano addirittura. Farabutto. Delinquente. It was certainly a mistake to bind you to the anima of an uncontrollable degenerate. Oh, Sgualdrina lo dice a Tuma. Rectify imminently. Ella! Not another move, I said! Awaken to your new glorious being, Brissot, and heed only the sound. Ah, Brissot è lì dentro. E lo infonde in questa macchina. Oh, cazzo! Oh, cazzarola. Ho tanta paura, ragazzi. Ho tanta paura. Cazzo come va? Lo scriba. Cosa fa? No.
Maledetto. No, perché mi sono curato? Non serviva curarsi, ho sbagliato pulsante. Prima gli devo infondere un'alterazione elementale, se no. Sì, così ci mettiamo 6 mesi, ci mettiamo. Dai. Oh, poi che ci abbiamo? Aia, oddio. No, sto perdendo tempo. Va bene. Mi devo organizzare meglio, signori. Va bene, signori, dobbiamo concentrarci più sul combattimento corpo a corpo che non sul cercare di infondergli danni elementali. Non gli dobbiamo dare tempo. No, mamma mia, come ha fatto a non prendermi, lo sa solo lui. Ai. Via Aegis, via. Stiamo un po' lontani, recuperiamo un po' di vita. Via, 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 via. Mamma mia. Cagliostro, chetati. Chetati, stai zitto. Mi deconcentri. Ai. Ancora. No. Cazzo. Ho avuto fretta. Qui ho sbagliato assolutamente. Ora, ah no, pensavo ne facessi una meno. Ho contato male prima. Recuperiamo un po' di stamina, se no siamo del gatto. E ora Cagliostro? E vai, abbiamo salvato il nostro amico Brisso. Only your voice. Obey. I must obey. The dance. Kill the dancer. No, ci hai provato, ma non ti è riuscito. Aled! They're going to kill me. It's all right. No one here wants to hurt you, Citoyen Brisso. Citoyen Terragna, please help me. Do not fear. She's right here. Would one of you be so kind as to tell me what on earth is going on? Don't be afraid, Pierre. We'll explain everything as soon as we're on our way. Yes, you're right. Let's hurry to the Cordelier.
Abbé Grégoire promised we would be safe there. I can attest to that, Citoyen. The walls are impenetrable, and you will be in excellent company. Will you come with us, Aegis? Non lo so. No, no, io voglio perlustrare un altro pochino. I still have things to do. Go without me. I will join you soon. As you wish, mon ami. Au plaisir. Allora, torna al convento dei Cordiglieri. Vediamo un po' che c'è in giro, però. Perché secondo me c'è altra roba da vedere qui. Prigione centrale? Ciao biondo! È chiuso a chiave, ma qui ci siamo già stati. Dove diamine è la chiave? Va bene, facciamoci ancora un giretto, vai. A meno che non si entri da un muro buttandolo giù, ma non mi sembra di vedere il simbolo consueto. No, va bene signori, non sono assolutamente riuscito a trovare la chiave per accedere a quella cella, quindi non ne ho la più pallida idea. Quindi intanto torniamo al convento dei Cordiglieri e vediamo che succede. Era questo? Ok. Dai, di corsa al convento, su. Mes amis, I was nearly lost. The Comte de Cagliostro was intending to add me to his tally. I owe my life to these two guardian angels. No, Pierre. It's Aegis we should be lording, and Aegis alone. Please, stop. It's an unnecessary waste of all too precious time. But I insist. Were it not for her, I would be lying in a potter's field at the Hôpital Saint-Louis. And as for you, my friend, you would still be imprisoned in that dreadful box. Oh, I see. How did you both fall into the Count's clutches? My impetuous anger caused this unfortunate adventure. When I heard they'd been rounding up black people in Paris, my blood boiled. I rushed to the Châtelet to demand an explanation from Monsieur Thiroux de Crogne. The Lieutenant General de Police? You went to see him without taking anyone with you? No, of course not. I asked Mademoiselle Terouane to act as my bodyguard. I was to stay at a distance and help him if needed. But it was all in vain. I was waiting to be received when all of a sudden I was seized and thrown into an armored carriage. A carriage that I discreetly followed to the Hôpital Saint-Louis, where Pierre was imprisoned. I immediately returned to Saint-André-des-Arts in search of help, but it was to no avail. I left a message on my door and went to the hospital, where my attempt to free Pierre quickly met with disaster. If Aegis hadn't answered my call, we would have been done for. Bless you, ma chère. This time you haven't just freed an innocent man. You have also saved our cause. Thanks to you, there is still hope, and the fight continues. Cioè, fatemi capire. È finita?
Ok. Quindi, signori, si conclude qui la quest del DLC. Devo dire la verità, sono un po' deluso per la durata, eh. Un po' breve. Un po' troppo breve. Però voglio tornare. Voglio tornare per vedere se trovo quella maledetta chiave. Lì cos'è? Fermi tutti. Sarà quella? Jesus Christ. Come ci si arriva là? Da qui no, da qui nemmeno. Ah, ci devo saltare dalla scalinata? No. No, non me lo dire, come cacchio ci devo arrivare là? Oh, questo non l'avevo mica visto, sa. Allora, tanto per cominciare, qui abbiamo trovato una zona dove non siamo mai stati. Chiave dall'aspetto normale? Sarà questa? Sarà questa qui, signori? Intanto facciamoci un altro giretto qua. Allora, questa è la zona da dove siamo scappati nella prima puntata. E allora, signori, io direi di usare un gettone per tornare alla carrozza. Perché da qui la cella dovrebbe essere facilmente raggiungibile.
Ora non mi ricordo dove. Di qua forse. Pure. Non ci facciamo ammazzare da questo stronzo, eh. Allora, vediamo un po' dove diamine sono le celle. Ma mi sembravano qua, mi sembravano. Oh, infatti, ok. Ok, signori. Oh, l'abbiamo trovata. E c'è solo un testo. Ok, anche qui informazioni del tutto circostanziali. E ora, signori, dobbiamo trovare il modo di andare lì. Ma non c'è modo. Allora, signori, non sono riuscito in nessun modo a raggiungere il cortile. E dopo un'ora e mezzo di tentativi mi sono arreso e ho cercato la soluzione su web e l'ho trovata. La soluzione è che non c'è modo di raggiungerla. Come testimonia questo thread su Reddit, di cui vi metto il link in descrizione, come vedete c'è un utente, un giocatore nella mia stessa situazione, che chiede se qualcuno sa indicargli come raggiungere quell'oggetto. E la risposta arriva da un portavoce ufficiale di Spiders. La risposta è che l'effetto visivo di quell'oggetto non dovrebbe essere lì, non è raggiungibile in nessuna maniera e che questa cosa è stata segnalata al team di sviluppo. Quindi ragazzi, è un errore. E questo da una parte mi rincuora, perché almeno non sono io ad essere stupido, o almeno non così tanto, ma da una parte mi fa incazzare come un rinoceronte, perché mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Bene, detto questo, possiamo considerare il DLC concluso. Devo dire che mi è piaciuto, ragazzi, mi è piaciuto tanto, ma secondo la mia modesta opinione è un po' corto. Ovviamente c'è da considerare che le nuove armi si possono usare per affrontare tutto il gioco principale e questo ci incentiva a rigiocare da capo con nuove soluzioni, con nuovi approcci e strategie. E questo sicuramente aggiunge longevità al DLC, ma la quest è corta. Per me è corta e non mi ha saziato, assolutamente. Comunque, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, se l'avete giocato. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa avventura supplementare della nostra Aegis. Come sempre vi invito a lasciare un like, a condividere e se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale. Vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto e un abbraccio da P. Santana. Ciao a tutti!